proseguiamo la nostra scarpinata attraverso il Zoomar 2013 a Bologna Fiere. Ci siamo fermati in un altro piccolo laboratorio di artigianato italiano. Siamo in compagnia di Paola Paramatti, produttrice e creatrice di questa linea di abbigliamento super chic, oserei dire, dedicata agli animali. Pao Canina, la collezione. Paola, raccontaci che cosa ti è successo quel mattino che ti sei svegliata e hai detto: c'ho il cane nudo, movimento, gli faccio un vestitino. Guarda, innanzitutto il mio amore per gli animali, perché da quando lui, la mia vita si è aperto un mondo. Allora, da quando lui, comprando per lui i cappottini, ho capito che comunque, cioè, valorizzare lui è un po' come valorizzare me. Quindi da lì è nata questa cosa, creando, diciamo, questa linea che è anche portabile, perché non è solo un mascheramento per cani, ma anche, diciamo, un modo per che loro possano camminare, possano comunque divertirsi ed essere animali. E poi ti esprimi al 100%, notavo, no? Perché secondo me questi cappottini ti rispecchiano un po'. Sono degli articoli che in giro mancano un po' per quanto riguarda i cani, però mi dà l'impressione che sono molto più voi, sono proprio... Sì, sicuramente mi è, cioè nel senso che anch'io faccio esattamente le stesse cose, cioè vado in giro a cercare le cose vintage, le cose particolari, mi piace tutto quello che è la linea di una volta, la linea cultura, cioè da Tiffany a... Insomma, tutti, mi ispiro anche a tutti questi film, tutto questo mondo del cinema che ha creato queste, insomma, donne bellissime, vestite bene, piene di gusto. Giacche e vestiti, vestiamoli con un po' di gusto, vestiamoli bene. Un capo di cui sei particolarmente orgogliosa. Questo qua, il mitico Chanel. Lo Chanel di Paola Paramatti. Un abbraccio.